Buonasera, Barack Obama è il 44esimo presidente degli Stati Uniti, ha giurato pochi minuti fa a Washington. Parliamo di questa svolta dell'America con Giampaolo Pioli, inviato di Quotidiano Net negli Stati Uniti, che in questo momento si trova a Washington e ha assistito alla cerimonia del giuramento. Come ti è sembrato questo nuovo presidente? Ma non una sorpresa perché ha detto esattamente le cose che aveva annunciato in campagna elettorale, sconvolgente, elettrizzante la partecipazione e il clima di Washington. La città è assolutamente irreale in questi momenti, la gente per le strade, qualcuno addirittura balla, ha salutato con un grande urlo l'arrivo di Obama sul palco, ma soprattutto sono state le parole di Obama nel suo discorso di investitura che hanno dato un segnale netto. Rivolto al mondo. Obama ha detto l'America ha scelto la speranza sulla paura, noi batteremo i terroristi ma lanciamo una mano al mondo musulmano e a tutti quelli amici ed ex nemici. È un discorso che non taglia netto con la politica di Bush a pochi secondi dalla fine del mandato di Bush, perché la cosa interessante da capire in questa transizione americana che è molto rituale ed ha praticamente una forma regale nella sua manifestazione sul sagrato del Campidoglio, dove oggi c'erano non con questo freddo polare, ma forse 2,5 milioni di persone, quasi 3 milioni, e alla parata ancora di più, è che in pochi secondi, a mezzogiorno esatto, questo paese cambia presidente, anche se Barack non aveva ancora giurato, è diventato lui il presidente degli Stati Uniti e George Bush, che gli sedeva di fianco, un privato cittadino. Pochi minuti dopo ha fatto questo discorso che resterà, io credo, nella storia per questo segno netto di cambiamento e ha chiuso questo suo discorso con una frase molto significativa quando ha detto io sono qui, ho prestato oggi il più alto giuramento per questa nazione, ma solo 60 anni fa mio padre non sarebbe stato servito a un ristorante. Sono due aspetti di questa America riunificata, di questa gente che ormai non distingue più tra democratici e repubblicani, almeno in queste ore, e Barack Obama fino adesso continua ad essere l'uomo di questa sfida e l'uomo che ha reso possibile questo recupero del sogno americano, praticamente ha aggiustato le corde rotte di questo sogno che si era spezzato e adesso sta portando il paese verso un cambiamento storico. Ecco, un cambiamento storico che al di là del valore simbolico appunto di avere per la prima volta un presidente afroamericano, il cambiamento storico deve anche affrontare delle sfide molto difficili a partire dalla crisi economica. Obama che cosa dovrà fare subito da domani, appena finite tutte le cerimonie di insediamento? Addirittura da oggi lui è già entrato attivamente firmando dei decreti e soprattutto sul piano della politica internazionale, perlomeno ha già nominato Mitchell come inviato in Medio Oriente. Si vedrà domani mattina subito con i capi del Pentagono per discutere la questione della guerra in Iraq e incontrerà gli operatori, i membri del gabinetto economico. Lui l'ha detto molto chiaramente agli americani, ha detto le sfide che l'America ha davanti sono reali, sono gravi e sono molte. Non le supereremo facilmente e in un breve arco di tempo, ma sappia l'America che le supereremo. È questo discorso molto schietto, dicendo non chiedetemi l'elenco dei risultati in 100 giorni o in 3 mesi perché non sarò in grado di darveli, chiedetemeli dopo che avremo avuto la possibilità di provare. C'è un cambio di passo, una velocità assolutamente diversa rispetto a questa amministrazione. George Bush negli ultimi mesi si sentiva non solo affaticato, ma evidentemente in crisi di popolarità, quindi non ha preso molte decisioni. Obama ha messo la gente al lavoro e quindi non è escluso che già da domani le prime decisioni sul nuovo pacchetto economico comincino ad affiorare e il Congresso voti queste 900 miliardi di dollari con i quali lui oggi ha detto dobbiamo cominciare a ricostruire l'America partendo dalle scuole, partendo dai ponti, partendo dalle strade, mettendo la gente al lavoro e soprattutto invitando l'America a risparmiare sull'energia e soprattutto a pensare che se il mondo è cambiato gli americani cambieranno con lui. Benissimo, noi ti ringraziamo Giampaolo di questo tuo contributo. Grazie a voi, a E presto. a risentirci a presto, grazie.